Grazie Nick. Ok, vai, andiamo. Allora, prima di tutto, ciao a tutti, io mi chiamo Nick, sono software engineer open table, lavoro in quello che viene chiamato il nostro DX team, quindi developer experience. Siamo un team tecnico, noi facciamo infrastrutture e tool per altri ingegneri. Quindi facciamo di tutto in modo che gli altri ingegneri siano più veloci possibile a mandare nuove feature in production e lavorare sui progetti. Sono contributor di un paio di progetti e faccio parte del core team di Open Components, di cui in parte vi parlerò stasera. Seguitemi su Twitter, cerco sempre di mettere le slide dopo la mia presentazione. Se capite qualcosa, volete fermarmi, fatelo quando volete, se no alla fine c'è un po' di domande. Allora, prima di partire, quello che vi racconto è un po' una storia su Refactory. Ed è un Refactory sul nostro front-end, principalmente. Ho preso l'immagine a storia infinita perché è una storia infinita, nel senso, come tutti i Refactory, ogni architettura porta nuovi problemi, si sviluppa in un altro modo e continua a cambiare. Quindi, prima che vi inizio a raccontare la storia, quello che secondo me è interessante è punti sul nostro caso, sulla nostra azienda, sulla nostra organizzazione, perché può funzionare per noi, quello che vi racconto stasera, funziona per alcune aziende, ma non funziona sicuramente per tutti. Quindi non portatevi a casa quello che vi sto spiegando come è la soluzione a qualsiasi problema. Nella fattispecie, siamo un'azienda che è stata fondata nel 98, siamo quotati al Nasdaq insieme al come Priceline Group. Per chi non conoscesse Priceline Group, sono 6 aziende, Booking.com, Mentalcards, Agoda e noi. Noi come Open Table ci occupiamo di tutto quello che è riservazione di ristoranti. Noi troviamo, in poche parole, un tavolo, circa un po' di persone ogni mese, un po' più che 23 milioni di persone ogni mese, gli troviamo un posto al ristorante, gestiamo tutta la riservazione, sia con tool per i ristoranti, sia con tool per chi cerca un posto dove andare a mangiare. Abbiamo circa un'organizzazione di 300 ingegneri, per quello che riguarda la parte tecnica e di sviluppo. Parte che secondo me è importante è che i nostri ingegneri sono un po' distribuiti. Abbiamo ovviamente la casa madre che è a San Francisco, io lavoro all'engineering office a Londra, abbiamo degli uffici in Asia, abbiamo degli uffici in Sud America, quindi la coordinazione tra team è molto importante. Per esempio, semplicemente per il sito opentable.com siamo circa 50 ingegneri, quindi una decina di team. Il nostro front-end gestisce milioni di request al minuto, quindi ovviamente il codice che facciamo deve essere abbastanza performante e supportare questa scala. Abbiamo quello che direi una full stack culture. E questo non significa che non abbiamo front-end, tipo gente che fa front-end in azienda, ma ci piace il concetto di ownership, quindi vuol dire un team è responsabile di fare il deploy della sua applicazione, è responsabile di fare il testing della sua applicazione, è responsabile per la sua parte, per le sue features, la sua parte di applicazione, se c'è qualcosa che non va in production deve essere lui che fa il fix, e tutto via. Quindi cerchiamo di avere questa culture che ogni team possa essere il più indipendente possibile da altri team e quindi continuare a lavorare, e poi vedremo un attimo il perché e per come. Ovviamente ogni storia inizia con Once Upon a Time, quindi c'era una volta e c'era Monolith. Quanti di voi hanno lavorato a un'applicazione monolitica? Okay, perfetto, penso quasi tutti. La nostra era un'applicazione monolitica in .NET. Tutti parlano male del monolite, secondo me ci sono alcune cose che invece sono buone, nel senso, secondo me product consistency è ottima, nel senso è molto facile avere product consistency quando è un'applicazione monolitica. All'inizio, quando si lavora e l'azienda è piccola e cresce, la velocity è abbastanza buona, non ci sono troppe moving parts e si riesce a lavorare lì. Ovviamente più c'è gente che ci lavora, più crescono i team, più, per quanto ci riguarda, era più problematico lavorarci. E quindi la nostra velocità di sviluppo è rallentata. Giusto una cosa, riferisco al monolite come parte front-end. Nel senso, voi potete rompere un'applicazione monolitica
con architettura microservices, per esempio, front to back, il front-end in quasi molti dei casi rimane gestito come un'applicazione monolitica. Quindi, per esempio, in metaservice avrete vostri servizi dietro, un aggregation layer, magari GraphQL o qualcosa fatto ad hoc da voi, e poi il grosso front-end rimane un'applicazione monolitica che interagisce con questi. In molti casi è così. Quindi quello che noi abbiamo cercato di fare quando abbiamo rotto il nostro monolite, abbiamo cercato di romperlo verticalmente. Noi abbiamo creato dei piccoli team, quindi 3-4 persone, avevano l'ownership di una piccola parte del sito. Li abbiamo chiamati microsite, micrositi. Si può immaginare questo rompere il monolite un po' per route, quindi nel senso abbiamo la parte dell'home page quando si arriva sul sito, abbiamo una parte dove c'è la pagina del ristorante, abbiamo una parte dove si fa la ricerca e così via. Tutte queste sono state ridotte a piccoli siti indipendenti gestiti da un team che potevano fare deploy indipendentemente di queste piccole parti. Per farvi capire come funziona un attimo il tutto dietro le quinte, ipotizziamo di andare su Pentable. Slash San Francisco Restaurants, quello che succede è arriviamo al nostro front door routing, quindi un semplice route dove avete il vostro load balancing, i vostri servizi di discovery, e questo dice: ok, io capisco la richiesta che mi stai facendo per il sito start, non l'abbiamo chiamato start, questo è il sito home, e voglio la metro San Francisco. Lo traduce in una request a questo specifico sito con una API molto semplice, e questo sito la pagina dello start, come vediamo come risposta. Quindi alla fine voi vi sembra di navigare sullo stesso sito. In teoria vi navigate su siti diversi. E questo era figo, cioè nel senso questo ci ha permesso di andare da un deploy bisettimanale dell'applicazione monolitica a circa 300 deploy a settimana. E quindi la velocità è aumentata molto. Come tutte le storie ci sono anche le parti tristi. E una delle parti è, immaginiamo che tutti questi siti hanno parti in comune. La più semplice da pensare è l'header, il footer, come queste quadrate che vedete, e poi ci sono ovviamente anche asset, quindi magari il CSS, alcune librerie JavaScript che avete sempre bisogno. Perché praticamente questi asset venivano mandati ogni volta dal sito, quindi nel senso performance per l'utente non erano ideali. Dall'altra parte lavorare a queste parti comuni era molto difficile, cioè nel senso vuol dire che bisognava fare una PR per cambiare qualcosa nell'header su 3 siti, circa di micrositi. Quindi magari che con team che li gestiscono su time zone differenti, quindi bisogna pensare che questi vadano in production su time frame diversi. La consistency, che prima era una cosa che funzionava bene col monolite, incomincia a essere difficile. Magari ci sono piccole discrepanze su CSS, che un sito è cambiato, non è cambiato in quell'altro. Quindi questo è un problema che è emerso andando in questa direzione. Quello che abbiamo fatto per risolvere, abbiamo detto che possiamo creare un microservizio che ci ritorni questi frammenti comuni, questi frammenti di HTML. Microservizio che ritorna a queste parti. Quello che succede, ancora come prima, giusto per capire dietro le quinte, è come prima il nostro microsite riceve la richiesta quando voi digitate, fanno un'integrazione su database, la sua logica, e poi prima di ritornare alla risposta dice: ah, ho bisogno dell'header. Quindi fa una richiesta per l'header al microservizio, lo appende alla vostra risposta. E lo manda indietro all'utente. Può chiedere varie cose, lui proprio non sa minimamente come l'header è fatto, quindi si dice: lo voglio che è in giapponese, gli posso passare un access header per il language, lo voglio con type admin, quindi per esempio è un menu diverso per la persona logata, fammi il header in quel modo e io me lo appendo. Quindi ci ritorna la pagina. Ritornando un attimo a questa architettura, ancora nel senso eravamo tutti wow, nel senso questa cosa sembra funzionare, quel problema che avevamo di condividere pezzi in comuni l'abbiamo risolto. Però aspetta, come ogni storia, cose fighe delle cose un po' meno.
Da noi, per esempio, era la cosa dei contratti. Questo header, per esempio, può fare dei breaking, come gestiamo i breaking changes, come gestiamo le versioni dell'header. Non avevamo un contratto molto forte. Il microsito diceva dammi l'header, e quindi noi mandavamo un header, se questo gli rompeva il sito, non era il massimo. Quindi, bad parts of the story. Il primo modo per risolvere questo, abbiamo aggiunto all'endpoint sistema di versione tipo npm registry, qualsiasi sistema del genere, uno che funziona con semantic version, quindi io posso dire 1x è bloccata da una minor e così via. È abbastanza chiaro tra consumer e il producer. Il problema è che aggiungere componenti su questa piattaforma non era così semplice, bisognava fare una PR al microservizio, il servizio doveva essere redeploy, tutto il servizio apparteneva a un team, quindi magari c'era un altro team che ci lavorava in un altro periodo della giornata, un'altra time zone, e diceva ah, abbiamo bisogno di un nuovo componente, da lì abbiamo iniziato a chiamare i componenti, abbiamo bisogno di un componente, come lo faccio aggiungere? Che abbiamo fatto, praticamente abbiamo trasformato questa soluzione in una soluzione serverless. Conoscono cosa significa serverless? L'idea, almeno come la spiego io, è molto semplice, cioè nel senso che al posto che dover avere ops, un team, l'ops è fatto da un altro team. Ma nel senso, un esempio, per esempio, ci sono tutti questi servizi tipo Lambda, è uno dei più famosi di AWS, di Amazon, su un server totale, scalarlo e non scalarlo per la grandezza che ha. Io non ti do neanche il server, io ti do una funzione, tu giri quella funzione, fai il tetto dello schema e ritorni il risultato. Quindi noi abbiamo fatto una roba simile per i componenti. È molto simile tipo quello che è un registry NPM. Quindi abbiamo un registry, uno può pubblicare dei componenti e questi componenti a quel punto si possono consumare. Giusto per vedere un attimo le moving parts di questa architettura, abbiamo una CLI e questa è quello che permette agli sviluppatori di fare publish, di creare un nuovo componente, di aggiungere un registry con il registry. Il registry non è altro che una REST API dove potete pubblicare e richiedere i vostri componenti, è tutto a runtime. E questi componenti sono CSS, HTML, sono semplicemente parti universali che girano sia sul server che in. Abbiamo tutte delle library, quindi ho messo alcune, ce ne abbiamo anche per Sinatra, per PHP, per Ruby, per altri framework, e questi permettono di consumare i componenti, poi vedremo come funziona, si possono fare delle batch request, se voglio components, si possono fare richieste di component nested. Abbiamo quello che noi chiamiamo la template API, che raggruppa sia CLI che library e funziona con Registry. L'ultima parte che abbiamo lavorato quest'anno e questo ci permette di avere un sistema completamente agnostico dalla tecnologia con cui sono fatti i componenti. Quindi se un componente è fatto in React, se un componente è fatto in Angular, da noi è completamente decoupled dall'infrastruttura, anche perché non ci potremmo mai permettere di fare un rewrite totale in una specifica tecnologia, non ha senso per il business, e ci saranno sempre nuove tecnologie. Quindi dobbiamo sempre avere qualcosa che ci permette di avere un migration path. Come lo facciamo? Una cosa che forse qua non si vede, ogni component ha anche una serverless function, è opzionale, che questa viene fatta girare sulla nostra infrastruttura in privato, su registry, e ci ritorna quello che può essere un view model, se vogliamo. E poi faccio una demo e cerco di farvi capire ogni elemento. Quindi, un po' i punti di questo passaggio, di questa storia, sono, beh, prima abbiamo creato questa architettura macrosite, ossia quindi abbiamo fatto una separazione per root, diciamo molto verticale. Abbiamo poi risolto come dividere le parti comuni, come considerare le parti comuni. Abbiamo creato un'architettura serverless per quello che si chiama micro-frontend. Micro-frontend è un po' un pattern che oggi viene riconosciuto e significa end-to-end ownership di parte del vostro frontend. Quindi il problema del frontend in aziende un po' grosse è sempre che
capo un po' col back-end, nel senso che quindi noi vogliamo che il nostro team possa continuare a iterare, fare i B-test totalmente in isolation, quindi totalmente indipendente da altri team. Questo gli permette di fare publish ogni volta al giorno, continuare quanto vuole, senza dover chiedere ai back-end, ragazzi ho bisogno di questo dato, ragazzi ho bisogno di quell'altro, poi vi faccio vedere come funziona. Astrarre come questi componenti vengono fatti. Quindi nel senso la tecnologia con cui queste parti di front-end sono necessarie non è così specifica alla nostra infrastruttura, possiamo aggiungere e crearle quando ne vogliamo e supportare più tecnologie, sia in parallelo che specificatamente avere feature specifiche per alcune tecnologie. In poche parole, il sistema di template è quello che ci permette di fare tutto un compiling dei nostri componenti, quindi quando facciamo publish vengono compilati per essere messi sul nostro registry, e poi è tutto quello che sa gestire come fare il rendering di questi componenti. Ovviamente ci ritorna HTML, quindi si possono fare richieste e avere un server-side rendering. Però per farvi capire un po' meglio, magari pensate di fare una piccola demo. La CLI si installa come tante altre CLI, OC sta per Open Components, è abbastanza grande. Ok, quando fate andare l'ho già installata, così ci evitiamo. Praticamente avete vari comandi che la CLI vi dispone, con alcuni delle documentazioni di cosa sono. La cosa interessante per iniziare è il comando init, questo ci permette di fare uno scaffolding e un bootstrap di un primo component, quindi possiamo fare init, lo chiamiamo my first component. Secondo parametro gli possiamo passare un modulo per il template, che tipo di component vogliamo, diciamo che facciamo React, questo si chiama così. E qui dovremmo esserci. E quindi quello che viene fatto, vediamo che abbiamo il nostro primo componente. E ditemi se è abbastanza. In fondo ci vedete? Ok. Quindi il componente è PackageJSON. Se andiamo a vedere PackageJSON, niente di speciale confronto a qualsiasi altro PackageJSON. E nel manifest abbiamo una parte di configurazione di OC, dove praticamente possiamo dire, ok, abbiamo un data provider, che si chiama server.js in questo caso, abbiamo una parte di view, dove la entry si chiama app.js, ed è di questo tipo, quindi un OC template React. E poi possiamo definire dei parametri. Questi parametri, siccome quando pubblichiamo un componente, questo componente crea un endpoint, possiamo passare dei parametri, quindi se vogliamo un po' l'API pubblica di questo component, se vogliamo utilizzarlo. Questo abbiamo semplicemente un query, parametri di query. Query par, non so come si chiama in italiano. Query par. Parametri di ricerca. Oh. E poi le type dependency, questa è la parte del compiler che viene utilizzata dalla CLI per la compilation. Abbiamo parlato di serverless function, e qui la vediamo, quindi questo è il nostro server, è semplicemente una funzione async, dove le API delle funzioni serverless function sono molto simili tra Lambda, e così riceve un context, dove per esempio nel context qui abbiamo accesso ai parametri con cui l'abbiamo chiamato, tante altre cose, per esempio possiamo esporre dei plugin, abbiamo dei plugin per GraphQL e varie altre cose, dove praticamente questa parte è privata. Quindi nessuno ha accesso a questa cosa e viene eseguita all'interno della vostra infrastruttura. E quindi potete fare varie cose senza dover esporre dei servizi. E poi ritornate praticamente a quello che è un view models, in termini di React, magari props o state. E ritorniamo a nome. Quindi niente di semplice, non è che facciamo molto in questa funzione, semplicemente passiamo il parametro. L'app è la nostra parte di view, in questo caso un semplice React app. Quello che vediamo, abbiamo un po' di CSS modules per gli stili, e abbiamo questa props name che viene passata dalla funzione serverless.
e quindi noi abbiamo accesso a questo, a questo, a questo valore e possiamo utilizzarla nella nostra applicazione. Per lavorare in locale, quello che si può fare è fare un registry locale. E questo ci permette di vedere come funziona il component, vedere la sua documentazione e elaborarci un po' più interattivamente. Quindi la CLI ha un comando per questo, che praticamente fa partire il dev, dove glielo diciamo. Se andiamo quindi qui. Questa è l'UI che si può disattivare normalmente in production. Non volete magari avere un UI per trovare tutti i component che avete o qualcosa del genere. E qui possiamo vedere My First Component, che è il component che abbiamo creato. Se andiamo nella pagina del nostro component, possiamo vedere le versioni. Al momento abbiamo solo la versione 1.0. Quando viene creato, vedete repository, author, viene tutto linkato, quindi se volete capire chi è l'ownership di questo componente lo potete ritracciare da lì. Che abbiamo un package JSON, creiamo una piccola documentazione, quindi uno dice ok, accetta un parametro name, è opzionale, è una stringa, serve per mettere il tuo name, gli esempi John Doe e ha un default che è world. Questo è l'endpoint del nostro componente, quindi quella che avete visto prima quando si chiedeva, è semplicemente il nome del component con la version del nostro component render. Possiamo per esempio attenders, e quindi quando facciamo questo la nostra serverless function funziona e passiamo i nostri valori alla nostra applicazione React. In questo caso, che è come se facciamo, potete fare anche preview. In questo caso è client-side, quindi nel senso quello che il client-side succede da una piccola libreria, sono circa 2K, tira giù il componente, fa un cache tutto quello che è il componente e poi fa semplicemente una richiesta di dati. Quindi quello che chiede è semplicemente il model della nostra funzione e non richiede ovviamente ogni volta tutto il componente, tutti gli assets. L'altro aspetto ovviamente è quello, ok, cosa succede se io faccio una call all'endpoint diretto? Come si fa a marcare sul terminal? Se fare una curl, oppure farlo direttamente qua? Quello che avete indietro è un server side render, quindi il vostro componente viene fatto server side render, quindi penso che se facciamo qualcosa tipo avevo, questo si dovrebbe vedere in giro, quindi lo vediamo che viene passato. Sia come property nel name, ce l'abbiamo nella parte di React, e quando facciamo iteration di React client side anche lo passiamo qua. Quindi tutta questa parte viene fatta automaticamente per voi. Questo è quello che dicevo quando parlavo di developer experience. Noi non vogliamo i nostri sviluppatori che stanno a pensare come funziona, come devo fare il settaggio, come devo fare. Possono lavorare alla loro applicazione e continuare a fare publish sul registro. Un server side, una piccola applicazione, piccolo serverino, questo praticamente cosa fa? Usa una delle nostre library, fa la richiesta sul registry, fa un server side render e ci ritorna alla pagina server side render. Quindi, deve essere qua se tutto va bene. Ok, questa era. Prende un'altra applicazione, un'altra applicazione sul registry, giusto per far vedere che fare hydration è il lato locale e quindi non è semplicemente statica, HTML statica, ma il JavaScript prende praticamente tutti gli handlers sugli oggetti. Ce l'abbiamo anche qua. Possiamo vedere anche qua. Sapere questo. Quindi se vedete, quando io faccio un refresh di questa, mentre se faccio un refresh di questa parte semplicemente da zero, perché quello che mi arriva è già server side render. Quindi questo è un po' come lo facciamo. Adesso la cosa interessante è vedere, ok, abbiamo creato il nostro component, come andiamo a pubblicarlo su un registry in production, nel senso solita domanda deploy to production. Andiamo al nostro. Possiamo fare semplicemente OSI registry, andiamo ad aggiungere il registry su cui vogliamo, facciamo bind, un registry su cui vogliamo andare a fare deploy,
io ho creato un registry giusto per quindi frontend Ticino, probabilmente già di no perché Rocco dorme. Esatto. No. Fuori Rocco. Ok. Ok, quindi praticamente abbiamo semplicemente aggiunto un registro. Se quello che vedete, avremo questo CJSON che semplicemente dice dov'è che abbiamo il registro, niente di più. Se noi andiamo a fare, quindi, ossì publish, e andiamo a fare il mio primo componente, quindi semplicemente questo è quello che dobbiamo fare per pubblicare sul registro di production. Ci dà un errore, e questo è giusto, nel senso ci dice ha un componente che si chiama My First Component in versione 1.0. Questa è una cosa importante, tutti i componenti sono immutabili. Questo vuol dire che non si può riscrivere sopra un altro componente, questo permette di non rompere ovviamente tutti i contratti che ci sono già attivi, di fare infinite caching a vari livelli. Quindi quello che possiamo dare, andiamo al nostro componente, andiamo nel nostro package JSON, andiamo di versione 1.5, rifacciamo. Abbiamo il nostro componente pubblicato, quindi se noi copiamo il suo endpoint e andiamo a vedere qua. Qui abbiamo il nostro componente col suo server side render, quindi espone un endpoint e noi possiamo chiamarlo e tornare a avere l'HTML di questo componente. Quindi questa è un po' l'aspetto di come funziona il publishing di questa parte. Avendo ogni componente la sua funzione serverless, questo permette ad ogni team di fare il continuous deployment e cambiare anche parte dei dati. Molte volte quando si fanno i B-test, quanti qui fanno o sanno cos'è il B-test? Fermatemi se dico delle parole che magari, perché io le uso correntemente, però... Allora, A-B test significa fare in modo semplice due versioni di una feature in qualche modo che cambiano per un... e controllare quale ha l'impatto più grosso sul business. In soldoni, quale ci fa fare più revenue, più guadagni, quale ha il migliore impatto per il business. E ci sono tantissimi tipi di A-B test, molti si possono fare semplicemente cambiando i dati, molti si possono fare magari semplicemente facendo dei cambi magari sul CSS, magari sull'interfaccia. Avere questo coupling di una serverless function che ci dà il nostro view model con il front-end ci permette di lavorare molto su A-B test. Abbiamo team che continuano a fare i B-test, abbiamo più di A-B test, abbiamo ovviamente dei plugin che espongono nel context varie funzioni per la nostra piattaforma interna di A-B test. Quindi questo è un po' l'aspetto, diciamo, del registry. La domanda è come faccio ad aggiungere uno di questi componenti su, teniamo il mio sito. Se funziona, ci proviamo. Ho fatto il fork del sito di Frontenders oggi e ho fatto una API su questo fork dove vi faccio vedere. Questo semplicemente è puro client side, farà semplicemente client side rendering. Quello che faccio praticamente su questo sito, aggiungo un custom tag che si chiama OC Component con un href. Andiamo a prenderlo su questo registry che abbiamo visto prima che è live. My first component e gli mettiamo versione 1x, quindi dovrebbe prenderla 1.5 in teoria che gli abbiamo fatto. Guardate, semplicemente questo è la nostra library, c'è un po' di configurazione della library per l'uso di React, semplicemente la library sa cosa deve fare fetching perché non facciamo il bundling di React e React DOM in tutti i componenti. Questa sparirà il client sarà smart enough per essere quando viene consegnato dal registro. Questo è quello che stiamo lavorando oggi, però in teoria praticamente questo è quello che vedete. Questa è una client library sotto i 3K che gestisce tutto il lato client. Quindi facciamo questo merge di questa API. Ok,
E poi dobbiamo fare il deploy. Qualcuno di voi usa Now? Ha già usato Now? Nessuno? Ok. Now è una piccola CLI di Zeit, che è una ditta di San Francisco che fa alcuni tool, e praticamente ci permette di dargli questo file, deploy di questo endpoint, metti il sito in production, ti ritorna indietro in URL dove puoi visitare il sito. La cosa figa di Now è che io gli posso prendere il mio utente GitHub e il nome della repo, in grado di farmi, se c'è un Now, e questo. Ok, questo sta facendo il deploy di quello che io ho fatto merge su master su quella repo GitHub. Quindi ho fatto il deploy, sì. Questa URL. Quindi se noi andiamo a visitare questa URL dovremmo avere il sito di frontend. Adesso tutto può andare storto in una demo, quindi vediamo. Ok. E voilà. Quindi questo è il nostro elemento in React. Che fa... Non è magari stilosissimo, però nel senso l'idea è quella. Adesso che il contratto è stabilito, cosa succede? Tu non devi più rifare il deploy del tuo sito, il nostro team può continuare a modificare il componente e il sito, tutti i siti che consumano questo componente automaticamente ce l'hanno, perché è un registry runtime. Quindi, per vedere l'esempio, se noi andiamo, prendiamo questo, lo chiamiamo Red, che mi sembra che più... e facciamo un bump e facciamo è pubblicato, quindi non so se si vedono i colori. Adesso l'abbiamo rosso. Quindi noi abbiamo fatto un publish senza fare più il redeploy del sito e potevamo ovviamente cambiare dei dati, qui c'è un po' ovviamente di lag, perché è tutto client side, ovviamente quello che si vuole fare è magari mettere un middleware in mezzo, un po' simile come ho fatto vedere la demo prima, fare il fetch e dare tutta il client side alla fine, quindi si fa un UI composition totale del sito e lo si ritrova. Quindi, questo l'abbiamo visto, semplicemente il nostro tag, la nostra library, e con questo abbiamo client side rendering, server side node, inizializziamo il client, possiamo dare dei componenti che vogliamo fare warm up, questi vengono fatti tutti in cache, vengono cache nel client, quindi al momento che viene fatta la richiesta è già tutto cache, e poi si fa, questa praticamente è una render singolo component, si possono poi passare anche header, tutti i parametri che si vogliono. C'è anche ovviamente la components al plurale, quindi una post, un batch request, posso chiedere tutti i componenti in una request loop. E così ovviamente per performance a livello di infrastruttura. Una cosa interessante, vediamo, quali altri usi potrebbe avere qualcosa del genere? No? Si usa sempre, una volta che hai il martello, qualsiasi cosa sembra un chiodo, no? Quindi noi abbiamo questa cosa e ci siamo detti, utilizzarla. Prima cosa che abbiamo fatto sono email, nel senso, se noi pensiamo a tutte le email che mandiamo ai nostri utenti transazionali, quindi ho riservato il ristorante, cambiato l'orario, tutte queste che noi conosciamo bene tutti, oggigiorno sono tutte email HTML, non sapete di tabella, ma sono tutte email HTML. E quindi praticamente anche queste email hanno dei blocchi, abbiamo un header, abbiamo dei punti, abbiamo dei footer. Quindi se noi usiamo la nostra infrastruttura di OpenCompons di queste email quando vengono mandate fuori, abbiamo team che
esattamente nello stesso modo, nella stessa infrastruttura, possono continuare a cambiare e fare i B-test su alcune parti dell'email, completamente senza sapere come funziona il sistema di email, chi le manda fuori, quando vengono mandate. E questo ci permette di quindi perfezionare anche il livello di email. L'altro punto, che ovviamente penso che ci sia arrivato un po' tutti, è più banale, sono external widget. Pensate per esempio a Facebook, Livebutton. Voi dovete andare a fare deploy questa cosa su un sacco di siti che non sapete minimamente come sono fatti, e questa è una versione. Quello che si può fare con le frame, noi lo facciamo con Open Components. Quindi, per esempio, ogni ristorante può fare in embed, e anche su questo dobbiamo iterare a perfezionarlo, e loro hanno sempre l'ultima versione. L'altro aspetto interessante ovviamente sono i tools, quindi quello che abbiamo per esempio è una Chrome extension. Quello che fa, ci permette di vedere tutti i components sul sito di produzione. Per ogni component possiamo andare a cambiare i parametri, quindi quelli che noi abbiamo visto, addirittura la versione. Posso dire, di questo component voglio questa versione. Posso cambiare i parametri, no? Per esempio qui abbiamo il component per le review, andiamo a passargli culture in giapponese, e questo fa il re-render lato client a quel momento solo della parte della review con i parametri che abbiamo passato. L'altra cosa interessante è, possiamo dire, per questo component lo voglio prendere dal mio dev registry locale, quindi quel registry che abbiamo visto prima, che uno se lo può tirare su e può automaticamente dire in production, insieme a tutti questi component, da locale. E quindi ci posso lavorare e vedere effettivamente se rompe qualcosa o no. Open Components. Ovviamente noi, fa parte del mio team, siamo quelli che gestiamo tutta l'infrastruttura per i registry, più tutto quello che sono i tools, sia a livello open source che no. Open Component è completamente open source. Per darvi alcune cifre, visto che ho visto prima alcune cifre, abbiamo circa 150 milioni di components delivered ogni giorno, abbiamo circa quasi 4 miliardi di components altre aziende che lo usano in produzione, Skyscanner, probabilmente conoscete, è un'azienda per riservare i biglietti degli aerei, antagonisti dei nostri sono algoritmi concorrenti, però lo sono più sul mercato di Casercio. Vabbè, sì, diciamo. Potete usarlo anche voi, solite open press. e poi check, che costa quotata in un'azienda pubblica americana, è il più grosso rivenditore di libri solo studenteschi in America. E poi abbiamo altre aziende che adesso non sono ancora pubbliche, che stanno incominciando a lavorarci e porteranno Open Components in production nei prossimi. Abbiamo un thread su GitHub dove si può vedere chi lo usa, persone di contatto, i loro case study. Wow, ho già chiuso, ce la grazie. Però praticamente questo era il mio talk. Qui è dove trovate tutto quello che avete visto, è tutto open source. Quindi potete scaricarlo, potete modificarlo, potete contribuire se ci sono issue. voilà. E ogni like è apprezzato, nel senso, lavoro open source è un lavoro duro. Però questo era. Non so se quanti ne ho persi, quanti mi hanno seguito. Okay. Io sì. Domande? Sì, domande? Lui è precedente. Io avevo un paio di domande. La prima, ma non mi è chiaro, forse, cioè, magari è volato tra le righe, però non ho ben capito come si gestiscono le dipendenze da, non so, librerie. Adesso faccio degli esempi su una JQuery, state qui. Il versioning, quindi cosa qui. Se avessi la necessità di aggiornare una libreria, tutti i componenti che la utilizzano, come faccio a gestire questo? Allora, ottima domanda. Allora, per quello che riguardano le dipendenze sulla tua serverless function, sì, può avere dipendenze anche quella, quelle vengono bundled together. Puoi avere delle dipendenze shared a livello di registry, ma l'idea è tendenzialmente di fare un bundling quando facciamo la compilazione di questa serverless con le dipendenze, di modo che sia il più immutable possibile. Per lato client, al momento
momento stiamo cercando di avere, abbiamo questa template API e quindi tutti quelli che fanno il component usano questo API. Quindi quel template gestisce, esatto. Se si aggiorna il template, tutto è dipendenza. Esatto. Questo non può provocare. Può provocare, nel senso, siamo al punto in cui quello non è ancora un problema grossissimo, probabilmente nella storia infinita che avete visto, se ci troviamo la prossima volta, probabilmente quella è una delle tematiche da affrontare. Ovviamente peer dependency, ma componenti che hanno dipendenza di un terzo, ma questa è la stessa cosa di qualsiasi problema di dependency che ha. E sulla falsariga di questo, dipendenza invece del CSS, per esempio? Il CSS è immutable con il component. La cosa interessante è che abbiamo, per esempio, sul componente che hai visto in React, sì, abbiamo tre livelli di caching. Quindi è quello che è un mini template che viene gestito dalla nostra libreria. E quindi questo ha dentro, per esempio, il CSS. E questo viene fatto caching. Se tu fai pubblichi il tuo componente, ma non cambia il CSS, questo viene hashed e quindi quella parte non ce l'hai, esatto. Se fai solo il cambia solo la tua parte, per esempio di React in questo caso, solo quella parte sarà solo il fetch di quella, e la stessa cosa vale anche per la serverless. Se la serverless non cambia, nel senso possiamo fare anche un cache dei dati. Ok, ultima domanda, poi nel caso in cui uno di questi componenti, una versione, è aggiornata immediatamente su tutti gli altri che lo utilizzano perché ha un problema, perché non funziona male, eccetera. Come si fa questa cosa? Allora, ci sono vari modi. Una delle cose, per esempio, ipotizziamo, facciamo un publish, questo mi va a rompere un sito. A livello del sito faccio il pin sulla versione precedente di questa, così sono safe, e possiamo investigare e capire cos'era il problema che fa risolvere. O se no devi fare un publishing, e dipende un attimo dai contratti che avevi con gli altri, può essere un po' più problematico. Quindi se proprio hai una cosa che rompe quando non doveva rompere, a quel punto facciamo un pin della versione finché hai risolto il problema e poi si libera. Quindi se li vuoi pushare? In che senso? Usando HTTP. Allora, abbiamo tutto HTTP2 in infrastruttura, quindi automaticamente. Poi si può pushare i dati separatamente o no? No, sono sempre separati. Quindi, nel senso, per esempio, quando tu hai visto che facevamo il server-side rendering, che è questo client che mi chiedeva questi tre components, facciamo una batch request. Questi components, tutto quello che sono gli assets, sono già cached. E quindi praticamente io posso fare una richiesta di dati, pura dati, la faccio vedere. Io prendiamo questo che era il nostro component, una request su questo con un asset header dove diciamo vogliamo un render, che dice ok, la richiesta è stata per un component.5, torniamo a .5 e qui, non so se si vede. Però praticamente si può vedere che abbiamo semplicemente i dati qua, e questi sono i dati che sono ritornati dalla tua function. Quando fai publish, sì, tu quello che fai pubblichi tutto il tuo componente. Un'altra domanda. C'è mezzo di quel feedback del rendering, puoi fare il confronto dell'immagine? Di fare tipo quindi regression test per visual test o roba del genere, puoi farlo, per esempio, se tu metti potresti avere per esempio un registry nel mezzo, dove fai CI, continuous integration, con alcuni dei test, fai dei test against questo registry che lo puoi fare esattamente, che riproduce gli stati di produzione, questo è quello che facciamo. Se questi test non cambiano, se non vuoi regression, da lì passa e lo pubblica automaticamente sul registry pubblico. Una cosa che forse non ho detto al momento, l'unica hard dependency di tutto questo ambaradan è che avete bisogno di un account per un bucket S3 su Amazon,
che è dove facciamo lo store degli assets. Ci abbiamo lavorato, abbiamo forse già stata merged questa settimana, abbiamo fatto il decap di questo, quindi potete usare creare i vostri adapter, quindi Google Cloud e qualsiasi infrastruttura che volete che non sia S3 o la vostra. Avete un registro pubblico oppure vogliono deve essere postarsi il proprio registro? Abbiamo un registro nostro che è interno. Quindi noi non abbiamo registri pubblico, tutti i microsite hanno accesso sulla nostra infrastruttura a questo registry e consegnano quello. Abbiamo una parte di registry pubblico dove possiamo fare il fallback per client side render. Una cosa per esempio che non si vedeva, ma quando tu chiedi un componente puoi avere un timeout, metti che il server side ci mette troppo e a quel punto fa un failover e cerca di fare un client side rendering del componente al posto che... Però la mia domanda era più a livello di Open Components, non Open Table. Ah, ok, no, senso... una roba tipo NPM. Ok, no, non ce l'abbiamo. Già pensato, dico magari faccio io il mio componente, lo pubblico per tutti, tutti lo utilizzano e c'è l'idea magari la vostra di Open Table del widget, un registro pubblico dove non può utilizzare. Cioè, si può fare, nel senso tirare in piedi un registry pubblico ci vuole un minuto, abbiamo fatto un one click per esempio per fare un deploy su Heroku se vuoi e in teoria dovrebbe essere gratuito se non è chissà che traffico, però non abbiamo noi una casistica neanche come Open Components al momento per fare una cosa del genere, può essere sicuramente interessante. Sì, no, okay. Sono componenti che hanno dipendenze condivise fra loro, no? Come vengono gestite? Anche a livello di processo. Basta gli stickers. Ah, mi sono dimenticato, di solito davo gli sticker per le domande. Allora, aspetta. Chi è la tua domanda? Stai un attimo, no? Non gli stickers. Dai, no! Grande o piccolo? Dai, quello grande. Ok. Allora, Fabio Dennis. Grande o piccolo? Tutti e due. Che è ancora? Non so bene. Vai. Vai, è tanto. Grande o piccolo? Piccolo. Grazie. Allora, come dicevo, dependency condivise, quindi A dipendenza su B e C a dipendenza su B. Questo è sempre uno degli hard problem quando hai qualsiasi sistema che ha dependency. Cerchiamo di non arrivare a quel punto. Cos'era l'altra parte della domanda? Perché quelle librerie in comune da qualcuno saranno sviluppate, giusto? Quindi si limita anche un po' il discorso che hai fatto prima di avere team che lavorano completamente verticalmente su un prodotto, immagino. Quindi se queste librerie sono condivise. Team, come funziona? Allora, ci possono essere dipendenze, per esempio puoi avere anche component dentro component. A quel momento non hai una dipendenza, perché praticamente io pusho il mio component e gli altri hanno il solito contratto che se lo tirano dentro. Ma su dipendenze condivise non abbiamo librerie condivise a quel livello, cioè nel senso abbiamo roba tipo build molto low level, per esempio design token, un sistema per fare il tuo UI key, per costruire queste features, e queste sono a build time. Quindi praticamente il nostro compiler sa cosa, come fare a gestire queste dipendenze. E questo è il momento e come lo gestiamo. Quindi in fase di pubblicazione allora? In fase di pubblicazione sì, sono già dentro le dipendenze. Se pubbliche è quello che puoi fare, per esempio abbiamo la nostra libreria client, è tutto quello che sono le classiche OCD, require, funzioni di fare requiring di librerie pubbliche, se ce l'abbiamo, per esempio una potrebbe essere, che so, JQuery, per fare un esempio. Uno dei modi con cui abbiamo fatto finora è avere un component, che praticamente sembra lo chiamano JSET, che praticamente le librerie che puoi avere sempre su tutti i siti le distribuisci con quella. Quindi quando tu fai il server side render, chiedo questo, metto nell'add e ritorno, e tutte sulla stessa versione.
questi componenti immagino che poi hai detto magari alcune volte vengono pubblicati anche su siti interni che sono usati da altri siti, terze parti, o magari può essere, immagino che non sappiano neanche dove vengono poi. Capita di avere interazioni con i API di backend, e quindi come viene gestita questa cosa? In quello che c'è la serverless function è dove tu fai tutte le interazioni con il cliente. Quello che tu puoi fare, puoi addirittura avere, siccome gli endpoint supportano una post request, tu puoi usarlo come una sua API stesso, quindi il componente può fare una recall con dei parametri, lui ha accesso a tutta l'infrastruttura privata e ti ritorna un model che ti puoi utilizzare. Per esempio, uno dei tre che usiamo come aggregation layer e microservices, GraphQL, abbiamo un plugin che espone questa libreria per l'accesso a GraphQL nel context, e quindi lì in questa serverless function tu hai accesso alla nostra aggregation layer senza esporre pubblicamente anche la... Grazie. No, la mia domanda è molto più semplice. Adesso io ho in produzione un... domani voglio mettere un open component. Cosa devo fare? Principalmente quello che ti ho fatto vedere, nel senso, poi hai visto la mia app JS. Cosa mi serve adesso? Ti servirebbe, allora, dovresti avere un registry. Registry, detto letteralmente, è una node app molto semplice, quindi niente di fantascientifico. Quindi hai bisogno di quello, live da qualche parte, hai bisogno di prendere la tua app, la logica, e la vuoi lato client, puoi lasciarla, dipendenza come vuoi esporre il tuo component, se no la puoi portare un po' sulla serverless function, quindi praticamente dei components, fai publish, e questo è là. Di solito, per esempio, noi facciamo anche tool interni, per esempio tutti i tool che gli utenti interni dell'azienda usano per fare pagamenti, contabilità, che vengono pubblicati, la moderazione, cose del genere. Questi di solito non abbiamo bisogno chissà che server side rendering, chissà che infrastruttura, uno si fa la sua app React come te, un package JSON, DOC, falsi publish. Ma se io devo utilizzare, mettiamo, un servizio, ti è stato accennato qualcosa prima, il solito caso è proprio che hai quando devi fare i componenti e il corso, no? Ti faccio una richiesta su una REST API e dici, no, guarda che domino, nel medesimo, di conseguenza di abilitare il corso, cioè questa cosa voi le scavolte che utilizzate è su serverless JS. Esatto. Cioè la parte di server.js è quella che ti fa la richiesta poi internamente, e lei accetta il corso, quindi esatto. Qualunque se si parte tu la chiami, tu puoi entrare. Esatto. Ok. Perché era quella la parte che mi mancava. Di solito tu sai fare le release, poi il primo problema che ti dà, finché lo provi te locale, funziona, per la butti fuori dal dominio diverso. Sì. Ah, figo. Ma così male. Per noi funziona abbastanza bene. Ovviamente ci sono dei alcuni problemi, per esempio dipendenze comune è uno dei problemi. Un processo, diciamo. Sì. Cioè, usiamo eventi di solito per comunicare tra gli eventi, quello che adesso stiamo sperimentando, la parte un po' più avanguardistica, diciamo, magari l'anno prossimo, è quando tu fai un'applicazione completamente in React, per esempio, puoi fare una single page app. Se tu prendi code splitting, per esempio, Webpack fa code splitting, ti prende il tuo code e fa chunk diversi. Al momento che tu pubblichi chunk su un server e quindi lui in modo asincrono sa fare e risolvere questi chunk, tu hai una soluzione dove ipoteticamente puoi fare deploy di questi chunk e ownership di questi chunk indipendentemente. Quindi io posso fare una single page app dove ho ownership di parti dell'applicazione fatta da team diversi. È un po' dove stiamo sperimentando, però nel senso anche lì ci sono, avete visto tutti i miei microsite, l'idea è i microsite costa, nel senso c'è tutto lo stack, la giornata, quindi di ritornare pian piano magari a un microsite unico con un routing interno e al posto che avere un microsite è un componente un po' più grosso e semplicemente fai deploy questo. Overhead di traffico, avete fatto le misure?
verso rendering così cambia qualcosa. Noi non cioè, se buttiamo facciamo... React Component dentro lì cambia qualcosa. Beh. No, perché è tutto cached, quindi nel senso tutti i React Component, quando fai il warming, non so se conosci tipo VM Node, praticamente fai il run di questi componenti in off context. È una cosa cara, cioè nel senso costa, però se la fai in warming up è ok. È un quel momento nel senso l'unica cosa che facciamo abbiamo bisogno di prendere una. Un po' come lo fai come con le serverless function, facciamo lo stesso approccio per il server side rendering. Il problema di questo è che hai bisogno di una shared cache, e quindi tendi a fare uno scaling orizzontale. Al momento da noi funziona, quello che abbiamo cominciato a fare è a fare dei pool diversi per esempio da quei componenti grossissimi che vengono sempre richiesti ogni volta al suo registry a parte, in modo che se cade un altro registry per quel team qualcosa quelli continuano a funzionare. E poi siccome hai accesso a tutta la compilation, quindi il template API fa compilation del server, degli assets e della tua React App. Quindi per esempio tu puoi ottimizzare tutti gli asset. Io non l'ho fatto vedere, ma se io metto un'immagine in quella folder, quando faccio publish l'immagine va automaticamente sul CDN, viene cached, e la mia React App riceve una props che si chiama static path e questa automaticamente risolve al path che ho sul CDN. E questo viene fatto tutto automaticamente per te. Siccome hai accesso anche alla compilazione della serverless function, l'iniziazione. Per esempio, abbiamo i nostri webpack loader, i nostri bubble loader, che praticamente ottimizzano tutto l'AST della tua funzione che hai lì, per essere sicuro che determinate cose non succedano o che siano più per te. Come siamo GDN? Allora, cioè domani si vuole andare in produzione come GDN? Ah, Non è una grande parte perché sono quei file statici che hai. Dipende dove lavori, però sì. Sì, però, però abbiamo fatto il backup, quindi tu puoi fare il tuo adapter. Devo mettere lo CDN nel cantone. Eh sì. Apro un attimo. Aspetta. Il cantone inizia a lavorare adesso, no? Sui fianchi. Perché non ha conto S3, non ti va nessuno. Sì, sì, funziona. Ma tu cosa sei stato? Quanto ci ho voluto per... l'idea in questo modo questo qua allora il monolite ci è voluto parecchio nel senso che la parte che abbiamo cominciato a romperla è arrivata un po' che abbiamo fatto c'era un grosso redesign nel senso quindi abbiamo messo assieme le due cose e abbiamo incominciato a creare un team alla volta che prendesse una root e incominciasse a fare il redesign di quello e man mano l'abbiamo estesa, ma ci abbiamo messo circa 9 mesi. Circa. A me piace molto utilizzare il comando circa. Scusa, ma... No, vabbè, cambiare i rendering di Skyscanner per far puntare con in queste parti. La security come funziona? Beh, la security, il registry lo fai girare tutto sulla tua infrastruttura. Penso quello che espone. Noi per esempio abbiamo tutto un load balancer, il nostro front door, abbiamo tutto il routing, la security che è normalmente con i tuoi proxy fuori. C'è comunque un sistema di autenticazione del con certificati o altro. Allora, tu hai visto per pubblicare, per esempio, io avevo questa piccola password, ma c'è un sistema tipo che puoi agganciarci dentro l'autentificazione che vuoi. L'altra domanda è se ha un express app alla fine. Sì, ma la serverless function ti gira su Node? Sì. Cioè, sì. Quindi il vostro framework si preoccupa, dato Node, di prendere questa funzione e seguire. Esatto. Okay. Assentissimo. E a livello di performance, nel senso, ovviamente abbiamo una certa scala con determinato numero di stanze, però gestiamo tutte le mail, tutto il traffico su tutti i siti, tutti i widgets esterni, e devo dire che incident, nel senso nella incident room, è parecchio stabile. Non per altro lo usano altri. Sì. Le avete utilizzate? Sì.
Abbiamo come infrastruttura siamo Mesos. Ah, ok. Kubernetes. Sì, chiaro. Sì, sì. E meno quanti sempre avete? Mi hai detto? Oh, non lo so. È una serata senza. No, ma c'è per appunto solo perché qui ho alcuni fattori statistici li riporto a persone dove per capire come gira il mondo. Quindi non so esattamente quanto serve, nel senso. No, è giusto, che se sai c'è un servizio, c'è un pittino. Calcola che usiamo sopra Mesos, usiamo Singularity, per cui di tutto quello che è lo scaling, il provisioning dei vari container. Un attimo lo scaling, quindi dipende un attimo dai momenti e tutta l'infrastruttura è abbastanza basica. Avete autoscaling? Sì. Autodiscover? Abbiamo il nostro sistema interno di discover, quindi tutti i servizi di cui il nostro registro è un altro, quando vanno su, fanno discovery, quando ovviamente se fai autoscaling è più un servizio discovery, perché dove li mando devi sapere. Esatto. Si vedeva un po' nella slide, come faccio vedere cosa succedeva dietro, ho messo quel numerino, quello era un po' per fare l'idea del diverso, non sono un po' più. Non so se c'è. Quindi è tipo start 1, 2, 3, nel senso è un'istanza di start, e abbiamo il nostro routing system e il nostro discovery che funziona insieme, sa dove mandare, che istanza è, che può accettare il traffico. Te l'ho dato? Sì, io ce l'ho dato. Posso? Sì. Diceva caratterizzare la componente, ok, comunque individuare i SIMS, quindi la componente con le altre parti, caratterizzare non solo individuare il beneficio della componente, ma all'interno una batteria di test, okay, in modo che se non poi cioè i SIMS ho messo in moto. E la batteria di test sta caratterizzando il. Sono sicuro, veramente sicuro, del fatto che quando passo da diciamo, un'architettura verso un'altra, su quel singolo componente, se si è spiegato quello che domanda era. Mettere una cosa del tipo anti-regression sul singolo componente, come una batteria di test, una batteria di test, non so di tipo, oppure l'avete proposta, cioè non era proprio così complesso per dover, diciamo, un'architettura o una composizione di tipo. Sì, chiarissimo. Allora, prova a rispondere di mente quando la domanda. Quando noi l'abbiamo rotto, siccome l'abbiamo rotto per tutti, primo avevamo molti meno test di quelli che abbiamo oggi, quindi parliamo di alcuni anni fa. E quella parte componente era abbastanza grande, era tutta una pagina, magari una o due pagine. Abbiamo cominciato a fare tutto quello che sono batterie di test su quell'unità. Quindi quel sito sempre indipendentemente cominciava ad avere tutti i suoi test, tutti i regression test, tutti i suoi smoking test, acceptance. A quel punto avevamo, diciamo, ogni pagina sulla sua batteria di test. E per quello che riguarda i components, puoi fare test a livello di unit quando ti costruisci tutta la parte di React, la tua parte di server function, e poi abbiamo quelli che sono acceptance test, smoking test, contro un registry prima della production. Tutto questo è tutto SIA, quindi praticamente abbiamo le nostre Python, siamo in siti dove è tutto automatizzato. Io ho fatto vedere il publish dalla CLI, ma quasi nessuno fa pubblici dalla CLI, cioè, sì, e poi tutta la Python fa. Quindi gli abbiamo in testa. Sì. No, volevo sapere, i SIM, cioè
legame tra atleti, le varie età, ne aveva fatto molti, si riuscirono per tutti, cioè il fatto di avere una copia di quattro tra i contenuti. Allora, la parte non l'abbiamo ancora divisi tantissimo, quindi c'è abbastanza ancora un accoppiamento per quanto riguarda i servizi e quella parte di sito. Diciamo lo scoppiamento grosso è stato fatto su queste parti comuni, tutto quello che è ossi che vedi. In sé c'è abbastanza ancora un accoppiamento forte. Stiamo iniziando adesso con tutto quello che è, avevamo dei nostri layer di aggregation, ma quello di cui parli rimarrà sempre abbastanza capo con quella parte di... Quindi non ci siamo ancora, nel senso, con GraphQL. È interessante perché, nel senso, parti aggregando i tuoi servizi, ti accorgi che magari puoi andare per tante database a fare le curie. Non so, era... Sì, ci siamo schiantati. In che senso? Che parte di schiantare? Ci siamo schiantati in tutte le parti dove vedevi quello che piaceva nel libro, quelli erano gli schianti. Ovviamente quando fai, quando rompi dei contratti, ti schianti. Cosa da qualcuno. E quello forse sono poi i motivi per cui ci abbiamo messo un po' ad arrivare al punto in cui siamo, perché c'è anche tutto un trust, cioè nel senso ovvio che quando cominci a fare una tecnologia, sperimenti, rompi magari qualcosa a qualche team, questo team non è così contento, dice ma non ci credo molto, e quindi magari ti fai più inserratissimi ad ogni patch, quindi tu devi fare la PR per ogni release che fai, che quindi togli il benefit di avere una piattaforma simile. Non rompendo più niente, sistemando queste cose, abbiamo risolto queste qua. Però abbiamo avuto un'altra domanda. Se non ci sono quelle namespace, quindi non si può segregare le... Se io creo un componente e cambio il box model, vado... Ma se posso farti... Come lo segregate? Cioè, avete un... Allora, se ti faccio vedere... Questa è la classe, vedi che classe che è? Quindi, siccome usiamo CSS Component, le classi vengono praticamente scoped al component. Quindi questa classe non è globale, cioè nel senso viene utilizzata unicamente dentro il component. Mi limita l'utilizzo di alcune parti del CSS. Possiamo fare l'enforce che sia scoped. Ma però ovviamente puoi usare qualsiasi parte del CSS. Tra te non andare a non rompere. Però avendo tutto scoped è un po' più difficile. Scusami, non ho capito questa cosa. Allora, se tu ti faccio vedere, se tu ricordi la nostra... Perché qui poi è in production, quindi vedi che ha un nome diverso e quindi uno non capisce tanto. Però se lo sai, sì. Era una classe special. Sì. Se tu vedi la classe che viene generata, sì, è una classe hashed. È un hashed unico fatto con il contenuto. La cosa significa che se abbiamo più componenti possiamo fare sul server. E non so se va. In perdere. Tu vedi che la classe la chiamiamo un po' diversa, di modo che se tu hai un'applicazione completa, tu cominci a dire, vedi, ok, ha un componente OC, ha dentro una React app con un file, puoi capire esattamente in che repo andare, dove andare, il CSS. Metodologia del CSS, No, non usiamo più BAM, perché BAM ti fa fare questa cosa manualmente, abbiamo automatizzato tutto, usiamo CSS Modules. Però qualsiasi CSS in CSS. Sì, sì, chiaro. Se qualcuno vuole fare un tocco su CSS JS, la CSS Modules alla fine è molto semplice. CSS Module funziona che io faccio, importo il mio JavaScript in CSS e poi lo uso come se fosse un oggetto accesso alle classi. Cosa fa Webpack? Praticamente
al capo tra il CSS e la classe che uso, fa un hash di questa classe e gli genera un nuovo CSS con queste classi hash. Chi ha il JavaScript per fare il match di questa classe. Questo è praticamente il CSS. È praticamente ben fatto in modo. Sì, 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 chiaro. C'è un capitolo a parte. Esatto. Ci piace sapere come funziona dietro. Ho ancora 4 stickers. L'ultima volta non ne avevo abbastanza. Ti lascio qua. Domande ancora? Ovviamente una pagina quanti componenti include? Ora. C'è una decina, un centinaio? No, non un centinaio, ti direi sulla decina. Ti direi sulla decina. Nel senso, se tu prendi per esempio un design system, non so se per esempio conosci Atomic Design System, dove tu hai il bottone, un elemento piccolissimo, fino perché il problema di component è sempre cosa significa component. Per noi component è una feature abbastanza grossa, cioè nel senso addirittura potrebbe essere quasi tutta la view della page un component. Quindi cerchiamo di avere, non facciamo lo shift del bottone. E siete arrivati quindi a un punto dove vi fidate degli altri componenti, cioè fate versioni aperte, sì. Chiuse immagino le mani. Esatto. E comunque trovate in una situazione stabile, cioè comunque capita raramente. Sì, quindi quello funziona abbastanza bene, devo dire che su quello non abbiamo grossi problemi. Mi sta andando nell'ottica di questi atomi, quindi usare componenti sempre più piccoli. Più che componenti più piccoli, stiamo andando l'ottica di avere già, cioè nel senso adesso abbiamo queste pagine molto definite, e quindi di avere un po' più di routing tra i componenti, avere quindi transition tra i vari componenti, fare un page app architecture se vuoi con questi componenti, quindi comunque c'è una parte di runtime dove facciamo risolvere questi componenti del runtime, ma tutta l'architettura è un po' più single page app. Mi hai dato la Yes. Ancora c'è.